Sabato 6 ottobre il gruppo Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno aderito alla 17ª edizione della giornata nazionale di apertura al pubblico dei palazzi storici e monumentali delle banche. Un invito a palazzo rivolto alla cittadinanza ed in particolare alle scuole per visitare i molti tesori che istituti di credito e relative fondazioni ospitano e per visitare le stanze degli antichi palazzi che a loro volta ospitano le banche. A Ravenna il gruppo Cassa e la fondazione, oltre ad aprire le porte alla propria sede centrale in piazza Garibaldi, hanno ospitato i ravennati all'interno dell'attuale sede del Private Banking in piazza del Popolo e all'interno del complesso degli antichi chiostri francescani, dove è stato possibile visitare il museo dantesco e l'archivio storico multimediale documentale sulla storia della Cassa di Ravenna. In sostanza, oggi si valorizza il bene culturale che a carico delle banche, delle fondazioni di origine bancaria, viene conservato quasi in ogni parte d'Italia, laddove ci sono palazzi, edifici storici delle banche. Oggi è un giorno di festa, è una festa della cultura, è una festa delle attività private che permettono una magnifica conservazione di beni culturali che non gravano in nulla sullo Stato, anzi pagano tasse allo Stato. E in questo quadro noi siamo molto lieti che tanti cittadini, turisti, scolaresche abbiano un grande afflusso in questa giornata di banche aperte, e qui a Ravenna, alla Cassa di Ravenna, alle scolaresche regaliamo emblematicamente una copia della Costituzione della Repubblica. Abbiamo piacere che la gente venga da noi. Noi abbiamo un bel patrimonio di opere d'arte, come certamente lei sa. La cultura è uno dei settori prevalenti della nostra fondazione, quindi negli anni abbiamo investito in quadri, in una quadreria importante, in altre opere che abbiamo piacere che una volta all'anno almeno siano aperti alla cittadinanza, che la gente, che i nostri ravennati possono vedere quello che è il patrimonio della fondazione della Cassa. Un invito rivolto a tutti i ravennati, ma un invito soprattutto rivolto ai giovani. Rivolto ai giovani e rivolto non solo ai ravennati, perché questa nostra città sta acquisendo sempre più una carattura internazionale, per via di Dante, per via delle nostre opere d'arte, dei mosaici della città, quindi diciamo che anche la nostra banca, anche il nostro patrimonio è aperto ai giovani e speriamo anche a persone fuori di Ravenna.